Buongiorno a tutti e benvenuti al programma Mi Sposo TV, sezione divertimento. Sezione divertimento importantissimo in ogni ricevimento, perché questo giorno si è ricordato come il più bello in assoluto della vostra vita. Oggi qui al convivio di Era siamo in compagnia del maître Franco Russo, responsabile dell'attività, che tra poco cederò la parola, al nostro poeta Filippo Scalzi, scrive in vernacolo, un grande artista locale, molto utile per i brindisi durante il matrimonio, e la nostra showgirl Vanessa Parise, che tra poco ci farà sentire la sua splendida voce, ci intratterrà e ci farà passare un pomeriggio o una serata tranquilla e divertente. Dunque, comincio subito dal padrone di casa, da Franco Russo, che quest'oggi ci ospita in questa splendida location che si trova nella provincia di Crotone, a Capo Colonna, il convivio di Era. Franco Russo, a te il microfono. Grazie Pasquale, intanto volevo ringraziare il direttore Marco Renzi e do il benvenuto al canale 16 e ai telespettatori. Ci troviamo, come diceva Pasquale, sul promontorio di Capo Colonna. Volevo intanto anche portare i saluti del proprietario Roberto Torchia e del nostro maestro di cucina Antonio Mittica. Che dire, è una struttura dove cerchiamo di incoronare, ecco, la festa dei ragazzi, di chi, ecco, decide di sposarsi qui al convivio, rendendo magico questa giornata. Mi piace molto lavorare in sinergia, naturalmente, con gli artisti che quel giorno lavorano per gli sposi, cercando di incorniciare questa giornata dei ragazzi che decidono di sposarsi qui al convivio. Importantissimo è la collaborazione per la riuscita di una festa, quindi non bisogna intralciare il lavoro uno dell'altro, ma bensì valorizzarlo, valorizzarsi a vicenda. Io parlo da musicista e tu da sì, maître. Dico sempre che, scusami se anzi, intervengo, anzi. Dico sempre che, ecco, il matrimonio è la festa più importante della propria vita e naturalmente mi sento responsabile a organizzarla al meglio, ecco, lavorando in sinergia con fotografo, musicista, per, ecco, la riuscita di questo evento. Franco, torneremo presto su questo argomento. Prima voglio presentare anche questo artista che ho al mio fianco. Presto parleremo proprio della pianificazione, che è una parte molto importante. Saluto anch'io e mi collego al tuo saluto a Roberto, che è il proprietario della struttura, che non è qui con noi, ma salutiamo caldamente. Filippo Scalzi, che è qua vicino a me, alla mia sinistra. A me, scusate se sono di dietro, ma trovo molto più comodità a passare così. Filippo, sì, buongiorno, buon benvenuto pomeriggio su Mi Sposo grazie, TV, la televisione del matrimonio. Noi abbiamo oggi un poeta che scrive in vernacolo, e cioè in dialetto calabrese, perché ovviamente la TV è regionale, ma non solo. Sappi che questa televisione è anche vista in Sicilia, da poco hanno aperto il canale su Catania, e presto speriamo anche in altre regioni. Dunque, poeta che può esserci utile
per qualche brindisi, visto che ai matrimoni si usa fare questi brindisi, o no? Certo, i matrimoni, certo, è l'ambiente ideale per fare i brindisi. Quindi chi meglio di te che proprio certo. Conosci la tradizione e la scrivi? Sì, allora i brindisi, ecco, sono una parte importante per quanto riguarda un matrimonio. Allora, il brindisi può essere anche una cosa fatta in modo semplice, cioè fare un brindisi, prendere due versi, cioè due righe, e l'importante è fare la rima. Se finiscono in rima, allora il brindisi, diciamo, questo è un brindisi classico semplice. Brindisi. Ad esempio, faccio un esempio, Filippo. Io faccio subito un brindisi. Allora, noi siamo in un contesto di matrimonio, giustamente. Esatto. Allora ci vogliono degli elementi importanti, no? Degli elementi che rappresentino il matrimonio. I protagonisti. Quindi i protagonisti anche. Allora, gli sposi ci vogliono. Perché gli sposi, sì, se no un matrimonio senza grande, sposi. Se no che matrimonio è. E poi ci vuole la suocera pure. E la suocera ci la vuole. La suocera è essenziale, se no uno con chi si arrabbia poi. Poi sono dolori. E poi facciamo pure il marito della suocera. Salutiamo tutte le suocere da casa che sono un pilastro che per tutte le famiglie. Comunque. Sono grandi, sì. E poi, che dire, ci vuole il vino, ci vuole il banchetto, un bel banchetto, cioè una bella banca parata. La gioia, l'allegria e tutte queste cose qua. Che bel disegno che ci sta pitturando. E poi, ecco, all'interno del brindisi ci vogliono questi elementi. Se vuoi posso provarne a farne uno in dialetto. Mi farebbe ad piacere, esempio, a ad me esempio, sicuramente anche tutti i telespettatori. Coloro, ecco, gli invitati che ringraziano per l'invito. Possiamo fare così. Vi ringrazio da stima e puro d'umbito, auguri alla zita e pure all'uzito. Facciamo un applausino perché... Grazie. Che facciamo? Bellissimo, un bellissimo. Altro andiamo avanti. No, un altro. Allora, in questo caso invece parliamo di quello che dicevo prima io, no? Del pranzo. Il pranzo è la cosa più bella dopo gli sposi, però. Allora, sì? Il pranzo è, possiamo fare così, mangiamo e beviamo con gioia e allegria, prendiamo più sposi e per questa bella compagnia, perché la compagnia è la parte nobile del matrimonio. E anche qui ci va un applauso, facciamo un applauso. Grazie. Siamo pochi, ma te li facciamo con il cuore. Adesso intanto voi ragazzi preparatevi per partire con grande perché stiamo per cantare un'altra bellissima canzone dalla voce splendida di Vanessa Parisi, ma prima Filippo, così diamo il tempo a loro, sì, di prepararsi, preparami anche per favore il cappello e vorrei che tu citassi una delle tue poesie, anzi hai l'occasione di dire a tutti i telespettatori il titolo del tuo libro eventualmente e Filippo Scalzi come artista chi è? Allora, Filippo Scalzi come artista nasce all'incirca 12-13 anni fa, non perché prima non c'ero, ma perché non avevo la voglia di scrivere, quindi tenevo tutte queste cose riservate all'interno del mio cuore. Tu lo conoscevi, poi, Filippo Scalzi come artista, Franco? No. Ti daremo un libro, diamo un libro a Franco. Adesso non ce l'ho, però ecco, gli prometto questo libro. Poi ho scritto due libri, uno nel 2008, uno nel 2011, penso che per maggio-giugno pubblicherò il terzo libro, il titolo dovrebbe essere Aruga, cioè la via dove mi sono cresciuto, e poi ho scritto anche dei testi che sono stati musicati da alcuni gruppi, non so se li possiamo ricordare. Certo, assolutamente, allora, li salutiamo. Ho collaborato con gli Astiochena di Isola Caprizzuto, tutti i musicisti di Isola, poi ultimamente con gli Andura di Petilia Policastro, e poi con dei compaesani del nostro carissimo amico Marco Renzi, con un gruppo di nome D'Arrangiamo di Porto Salvo, in provincia di Vibo Valentia. Di Vibo, che salutiamo, che ciao. Sono del paese di Marco Renzi, e li salutiamo. Non mancherà occasione comunque di coinvolgere anche sicuramente qualche gruppo di questi per fare, che so, qualche serenata magari, in un contesto, capito, dove il ragazzo sotto casa fa una serenata alla sua zita, come piace dire, bello, in ecco, calabrese le serenate a noi. Adesso stanno ritornando di moda. Per un certo periodo si era fermato questo uso bellissimo, è una tradizione molto bella, ma adesso è un decennio, ecco, che stanno riprendendo anche le serenate. E poi... E se mi permette vorrei salutare, allora, anche il carissimo amico musicista, con lui abbiamo fatto un pezzo insieme, con Raffaele Gareri. Anzi, è una specie di serenata, è un corteggiamento. Ti ringrazio così, mi dai il modo di presentare anche la band che quest'oggi sta suonando per rendere bella questa puntata. E quindi Raffaele Gareri, che è appena nominato alla fisarmonica, continuiamo, e dietro di lui c'è il nostro chitarrista Francesco Manfreda, tutti i ragazzi che studiano al conservatorio, il nostro laureato
Claudio Comito, flauto traverso, molto sciccoso, molto elegante, perché il matrimonio è eleganza, dico bene Franco Russo, il matrimonio è eleganza, la parola d'ordine è eleganza, e poi ci va anche il divertimento, quello che ci fa divertire. Concludimi per favore con una poesia, prima di salutarti, ritorneremo dopo a sentire qualcos'altro in versetto poetico e in dialetto, in vernacolo, quindi cosa ci racconti? Allora facciamo, questo è un altro elemento che c'è nel matrimonio, indovinate che cos'è? È la cravatta. La cravatta perché ho scritto questa poesia? Perché io non sono riuscito a fare pace con la cravatta, non sono mai riuscito a tenerla, perché mi agito sempre quando metto la cravatta, cioè inizio a toccarmi. E allora l'ho descritto qui, io devo leggere però perché questa certo. Ne ho scritte tante, questa non me siamo, la ricordo. Siamo curiosi, guarda, mi sposto anche un pochino di qua. Allora, a voglio guardarlo meglio, Franco. A cravatta e non morsi pezza, chi si minta per bellezza? Ci fa un utro e una bella conzata, vo tutta precisa e bella trata. A cravatta e i tanti colori, a pallini, a quaggette, occhiuri, gialla, rossa e arancione, va buona per tutta l'occasione. Se può fare una bella figura, te la devi mentire sotto la vestitura. Quando è conzata e bella tisa, va buona pure sul camisa. Se stringe forte e medolanti i gempi, sta tutta attellata e bella trente. Con un odore stretto o un odore grosso mi stringi i cannarozzi e mi dolenta l'osso. Però io personalmente non la sopporto proprio in niente. Quando malamente mi sento affucare, mi tira, mi chiura e mi pure grattare. Se poi mi sputtugno un po' la camisa, si ammuscia tutta ed è meno tesa. Alla fine, poi quando ce la faccio, mi appunto di mano o mi ammendo un braccio. Però, la cravatta ti sente elegante, ti dà una stile e ti fa sentire importante. Ci vuole solo un po' di pazienza, fa un caldo e ti pigli confidenza. Può essere bella e stravagante, però per me è troppo pesante. E poi avesse da bellezza, per me resta sempre un morso di pezza. Bravissimo. Grazie. Grazie a te Filippo Scalzi, noi sappiamo che hai vinto tanti concorsi, ma insomma... Torneremo a parlarne, grande artista e grande poeta. Adesso andiamo avanti con la musica, offriamo un contenuto, poi torneremo a parlare ancora con Franco Russo, faremo vedere qualche immagine anche della location, del convivio di Era, bellissima. Una struttura che preserva davvero i valori di una volta, con tutta quella pietra fuori, quel bel giardino, e lo faremo vedere tra pochino. Vanessa Parisi, adesso è il tuo turno, quindi allettiamo la puntata con una bella canzoncina. Anzi, con due canzoni, sono due canzoni, un medley, le dedichiamo a tutti gli innamorati, è un classico, questa si usa molto ai matrimoni, perché è Mina in grande, mixata con Adriano Celentano, Una carezza in un pugno. Buon ascolto a tutti voi di Mi Sposo TV. Prepotente che abbia conosciuto mai. Ma c'è di buono e al momento giusto tu sai diventare un altro. In un attimo tu sei grande come me. Sei grande solamente tu. Io vedo tutte quante le mie amiche, sono tranquille più di me. Non devono discutere ogni cosa,
come tu fai fare a me. E ricevono regali e rose rosse per il loro compleanno. Non hanno mai problemi e son convinte che la vita è tutta lì. Tu invece no, la vita è quella che tu dai a me. E in guerra tutti i giorni sono viva, sono come piace a te. Grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Adesso tocca a me, eh? Stai lì che adesso tocca a me. A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia. E stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò un tuo viso che splendido nell'ombra apparirà. Mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo, così tu non sarai lontana quando brillerai nella mia mano. Tua mano. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. Vieni, vieni, mi sento già sperduto e la tua mano, dove prima tu brillavi, è diventata un pugno chiuso, sai. Cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza nascerà. Va e va bo 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 va. No, perché Vanessa è forte. Ma è forte davvero, eh? È bravissima! Ok Vanessa, adesso è un casino rialzarsi. Prego, ritorna qua, bravissima. Grazie. La nostra showgirl Vanessa, davvero fantastica. E Matrimoni sa davvero, con la sua solarità, dare quel tocco, quel pizzico di divertimento e di solarità, come appunto stavo dicendo prima. Bene, adesso io tornerei sui miei ospiti, i miei ospiti che sono per me, come devo dire, il fulcro di questa puntata. Perché? Perché non c'è matrimonio senza prima di tutto la location. La prima cosa, infatti, adesso diamo un microfono a Franco, per favore, così a modo di rispondere. La prima cosa, Franco, che si solitamente prenota è la chiesa, giusto? Poi, in secondo luogo, il ristorante, giusto? Perché allora dobbiamo dare anche qualche consiglio utile a tutti i telespettatori, quindi proviamo, che ne so, a dire entro quando bisogna prenotare il ristorante per essere sicuri di trovare una location che piace, tipo questa, come io dirò, che è molto gettonato, eh? Diciamo che uno, a mio avviso, è fra i migliori nel crotonese. In genere un anno prima. In genere un anno prima, sì, basta. Per chi ha una data, diciamo, che blindata, nel senso che piace una data particolare, almeno un anno prima, anche perché poi si concentra un pochino tutto nel periodo estivo. È una bella, come dicevete Pasquale, una bella location. Anch'io me ne sono innamorato nel 2004 con questa piazzetta. Di sera è veramente molto accattivante. Faremo vedere, non lo dico io. Le immagini in sovrapprensione, quindi sono di parte, però non lo dico io. Io prima, ecco, organizzavo matrimoni in tante ville, Castello San Severino per dirne una e tante altre. Poi anch'io me ne sono innamorato di questo posto. Quanti anni è Franco Russo che fai questo lavoro?
È dal lontano 82. Dall'82. Iniziato. Capito Filippo? Iniziato, anche perché è un mestiere che lo devi amare, caro Pasquale, non lo puoi fare così, non si può improvvisare questo lavoro. Assolutamente. Ritornando alla struttura. Io, Franco, mi permetto di aggiungere che essendo un giorno così importante, non si può assolutamente, oltre che improvvisare, lasciare niente al caso. Ecco perché mi vado a ricollegare a quello che dicevamo prima e che abbiamo detto che avremmo spiegato, del pianificare un ricevimento. Quindi la collaborazione di cui parlavamo prima, che è poi un po' il trucco della riuscita di un ricevimento, bisogna ogni volta... Io quello che dico sempre ai ragazzi che decidono di sposarsi qui, intanto hanno a che fare sempre con me, non ci sono persone intermedie, sì c'è il proprietario, però ecco, è il proprietario, poi ecco, per quanto riguarda tutta l'organizzazione, ecco, i ragazzi hanno a che fare dal primo giorno che arrivano qui, dal primo contatto, fino al giorno dopo del matrimonio che accompagno in macchina, dopo aver pernottato qui la notte, hanno a che fare con me, ecco. Anche la sera quando mi arrivano, per esempio, non mando un ragazzo, il mio vice, a ricevere al cancello, vado io personalmente. E poi, ecco quello che dico sempre anch'io, mi piace lavorare, lo dicevo prima, in sinergia sia col fotografo che col musicista per la riuscita della festa. Perché poi io, essendo un po' il padrone di casa, essendo responsabile, devo essere io bravo a mettere in sinergia un pochino tutti quanti. Adesso, oltre al fatto di essere di parte, però io mi sento di dire una cosa vera. Mi sento di dire che tutti i sposi al quale abbiamo avuto il piacere e l'onore, perché è un onore poi essere, come devo dire, partecipi della riuscita di un sogno, a cui abbiamo avuto il piacere di svolgere il loro ricevimento del matrimonio, è sempre stato un successo quando abbiamo lavorato io e te insieme. Io lo voglio dire proprio davvero, sono contento che tu lo oggi confermo, sia qua con noi. Lo confermo anche perché dai la possibilità, come dire, di riceverli in tanti modi, cose che magari altri lo fanno poco, voglio dire, poi ecco, vieni insieme con loro qui alla struttura, ecco, ne discuti con loro, cioè, quindi ecco, come dire, entri proprio nel merito su quello, già prima. Su quello mi voglio soffermare, sul fatto che io venga alla location, no? E vado in ogni location, però penso che anche da te debbano venire sempre, quindi suggeriamo un altro consiglio a chiunque quindi sta organizzando il matrimonio, di chiedere esplicitamente a chi sia quello, insomma, l'incaricato dell'intrattenimento musicale o al fotografo, meglio ancora se si trovano tutti e tre insieme, perché poi alla fine se il fotografo mi porta via gli sposi, me li porta a fare le fotografie e mi fa aspettare gli invitati, oppure se mi esce durante una location, è meglio e bene saperlo prima, Franco. Ti aggiungo un'altra cosa, io quello che dico sempre, ma non lo dico proprio, non voglio essere ipocrita, perché insomma, io dico sempre ai ragazzi che la musica è importante quanto la location, perché uno non può rinnovare il matrimonio dopo un anno o due anni, il matrimonio è la festa più importante della propria vita e quindi deve organizzarla, pianificarla nei minimi particolari. E anche la musica, quando in tutti questi anni mi è capitato avere non so, dei ragazzi un po' che erano alle prime armi, dei DJ un po' impreparati, e non, come dire, la festa non riesce, alla fine insomma usano anche dei termini un attimino poco, a dire sembrano un mortorio, nel senso che non riesce. Ecco, io lo dico sempre a questi ragazzi, chi dice di sposarsi qua, a prescindere se piace la location, deve piacere la location, insomma, pianificate tutto. Bene. E poi ecco, mi metto sempre bene. Pianificarle bene, ma mi metto sempre in guardia sia con la musica, poi il fotografo è chiaro, quello è soggettivo, nel senso che ognuno, certo, poi ecco, decide. Ecco, una cosa molto importante, lasciare mangiare con volumi contenuti, mentre mangiano i volumi devono essere contenuti. Bravissimo. La gente deve poter parlare, quindi messaggio che lasciare gli spazi giusti sia alla cucina e poi sia ecco all'artista di quella sera, ecco, come in genere ecco organizziamo qui, tra i primi e i secondi lascia quello spazio giusto, dare la possibilità nel momento che andiamo a servire i primi, i due primi, ecco, musica sottofondo e far dialogare i ragazzi, cioè le persone, i tempi, al tavolo, i tempi che ci dà la cucina, giusti, sfruttarli per far divertire. Ma la cosa più bella che facciamo io e te insieme è pianificare. Allora vengo qui, ci guardiamo l'aperitivo dove verrà fatto, l'orario che arriveranno gli sposi, diamo un po' questi input che sono calcolando, che sono poi vabbè, l'aperitivo di benvenuto, il buffet all'esterno, gli invitati che prendono posto in sala, l'ingresso degli sposi in forse sala. Forse è arrivato il momento di spiegare anche come è sistemata, come è collocata questa struttura, nel senso che noi abbiamo intanto, ecco, partendo dal parcheggio, abbiamo un parcheggio con 90 posti auto immersi nel verde illuminati, abbiamo un giardino dove andiamo a organizzare questi aperitivi antipasto che ci davate prima, tipo all'americana, con c'è tantissimo spazio, posti a sedere, dove possiamo andare a creare l'angolo pane, l'angolo mare, l'angolo rustico, l'angolo del convivio, l'angolo frittelline, l'angolo della frittura di Paranza, c'è il casaro che ti fa l'emozione al momento, insomma, deve essere, ecco, è lì che inizia la festa, in questo mentre posto. Mentre tu stai parlando,
sicuramente staremo vedendo anche delle immagini aiutano la tua spiegazione. Certo, mi farebbe veramente piacere. Poi c'è questa piazzetta dove in genere d'estate andiamo a organizzare questa cena, che sembra un borgo, sembra ecco una piazzetta di paese con questi lampioni, che è veramente molto accattivante. Affascinante. E poi ecco, continuare con il taglio della torta. Naturalmente a me piace coinvolgere tutti gli invitati al taglio della torta, perché tante volte vediamo un matrimonio dove si fa il taglio della torta, ma non tutti si rendono partecipi. Ecco, a me piace un po' curare in particolare dall'inizio, come tu sai già, visto insomma che abbiamo collaborato tantissime volte insieme, e quindi fare questo taglio della torta e poi offrire il buffet finale. Ecco, il momento, l'ultimo momento bello, dove ci sono tutti questi buffet di dolce, frutta, il carretto dei gelati, l'angolo delle crepe, la fontana di cioccolato, il zucchero filato. Impossibile, insomma, forse da spiegare. Dovete viverlo, come dire. Comunque avremo altre occasioni, avremo altre puntate, ci sarà il salotto del wedding, sarai invitato con Marco Renzi, con tanti altri professionisti, atelier, faremo sfilate. È un progetto questo qua bellissimo, che punta e mira a dare proprio consigli utili al fine, capito, che gli sposi possano davvero vivere un sogno quel giorno. Quindi torneremo ancora, Franco, a parlarne insieme con gran piacere. Un professionista come te, per noi è un onore. Grazie averlo, a Marco Renzi, averlo per averci dato la possibilità, e grazie a tutti i telespettatori di Canale 16. Grazie. Grazie. Adesso, prima di tornare a fare un'altra canzoncina, vorrei che passassi il microfono al nostro Filippo Scalzi, che dà un'altra chicca, un'altra piccola, come dire, parentesi artistica, con un'altra poesia delle tue. Un'altra poesia delle tue. Io so che una volta che uno si sposa, poi, e c'è la vita matrimoniale, capitano quelle situazioni comiche, come quella in cui il divano viene praticamente litigato da entrambi i coniugi. Cioè, vale a dire che tu rientri in casa stanco, e cosa succede? Raccontacelo tu con una poesia. Franco, ti invito ad ascoltare questa poesia. Allora, succede questo. Carinissima e simpaticissima. Succede questo. Innanzitutto, ecco, parlavo prima con il nostro carissimo amico, e gli dicevo che c'è un detto, lo dico in dialetto, che la gente ti dice quando tu non sei sposata, vero? Poi ti dicono spust casta frisch, casta cavada. Cioè, sposati che stai calda. Poi dopo che ti sei sposato dici è molto sposata, è molto fresco, cioè adesso stai fresco. E che cosa vuol dire? E poi lo impari con l'esperienza dopo che ti sei sposato. Questo è un motivo perché io sono andato a scrivere questo. Quindi pensaci bene, Vanessa, pensaci bene. Allora, Filippo, scusami, si chiama Udivano, giusto? Udivano, certo. Allora, io ti lascio lo schermo perché mi avvicino a preparare il prossimo brano, mentre tu reciti questa bellissima poesia. Filippo Scalzi, Udivano. Allora, è la contesa tra la moglie e il marito alla sera tardi, quando si arriva stanchi dal lavoro, di sedersi al divano. Ah, chi arriva prima? Il marito, perché la moglie poi è presa nelle faccende di casa, quindi il marito arriva prima e si siede, cioè io mi siedo. E certe sere mi ricordo tutto stancato, con dolore da capo e tutto arraggiato. Mi piace coperta e poi, piano piano, una volta, mi assetta all'Udivano. Coveruto e rilassato, per non poco stai appoggiato. Quando stai a picciumare, mi viene a colimi sdraiare, un cuscino è sotto la capo e un dolore si è calmato. Chiudo l'occhio e sogno oscuro, né gradate e né rumore. Ma dopo un poco sento uno sgroscio, mi parga che esso un canuscio. Arriva mugherma piano piano e si assetta con me all'Udivano. Tutta calma tosca e bella seconda danna rascella. Per non poco stata assettata, né sospira né riata. Poi comincia a si girare, a si muovere, a si consare, e poi comincia ad attrarre, a stringere, ad buttare, per un po' che ci aspetta, e poi si piega la coperta. Poi fa finta che chiude un occhio, si azzicca la gamba con un occhio, ormai mi conosce i maneri e si azzicca pure i piedi. Ma consato, un pitto, un anguliccio, zitto, poi si gira e torna a butta, e si curca a bucco sotto. Alla fine mi è arrivato, che la coperta si è piegato, e questo, e piano piano, mi ha cacciato l'Udivano. Prego Pasquale, grazie. New York, I want to
the top of the hill, this little town blue. I'm learning to sway right through the valley of New York, New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. We stop to you, New York, New York. Bravissima Vanessa! Ok, e andiamo avanti quindi con la nostra rubrica del divertimento. Adesso mi seguo io al posto di Vanessa, qui vicino al mio Filippo Scalzi, grande poeta che mi sta facendo davvero divertire oggi e sempre, perché io ti conosco da tempo. Allora, volevo prima, troppo velocemente, abbiamo parlato dei premi che hai preso, volevo quindi fare un attimino, evidenziare un attimino i vari concorsi che tu hai vinto e con quale eventualmente anche opera. Allora, la prima volta che mi sono presentato, la prima volta è stato nel 2010, sono presentato ad un concorso di poesie dialettali a Rende, in provincia di Cosenza, e ho vinto il primo premio, mi vergognavo, cioè io non volevo partecipare perché dicevo magari mi piglieranno pure in giro. Allora mia moglie dice, ma perché non partecipi, hai scritto un sacco di poesie, insomma fallo. Rompi questo ghiaccio. Salutiamo allora la moglie. E così salutiamolo. Ciao, che ciao. Ti ha spinto. Sì. E poi ho vinto questo primo premio con una poesia che dal titolo A Calangia. A Calangia, sai cosa? Quanto cala a Calangia? Tu quando stai? La stanchezza. La stanchezza, esatto. E stanchezza vi ha un po' di tutto. Cioè. E quindi è stato. Cioè, poi ho rotto il ghiaccio e poi ho iniziato a partecipare a questi concorsi. E per tre volte di seguito ho vinto il Castelfiaba, le Ninne Nanne a Santa Severina. Nella città della cultura calabrese, Santa Severina, la nave di pietra, bellissimo posto, ecco, che invito per chi salutiamo, non c'è stato, salutiamo tutti i telespettatori perché non c'è che stato, ci stanno guardando, ecco, da lì a farci visita. Poi una delle vittorie più belle è stato il premio che abbiamo vinto insieme con gli Astiochena. A Caulonia al Tarantel Festival della Tarantella, concorso importantissimo, sì, anche praticamente questo. Io ho scritto il testo della canzone di Peppino D'Asis, loro l'hanno musicata e siamo arrivati i primi su 76 gruppi di tutta l'Italia, e noi siamo arrivati i primi, quindi penso che sia il premio più bello. Poi ho vinto anche di nuovo a Castrovillari con il mio libro, e, ho vinto tanti premi, arriviamo all'ultimo alla fine, se no sono tanti, sì. Allora nel mese di novembre, il 14 di novembre, ho vinto l'ultimo primo premio a Sellia Superiore, al premio Sellion, con una poesia che parla della terra, della campagna, complimenti, e poi complimenti. Ho collaborato, come dicevo prima, con gruppi etnico-popolari. Quindi Filippo Scalzi, andate anche sul nostro sito, sul Mi Sposo TV, potete trovare anche l'app ormai su tutti gli app store, sia per iPhone che per Android, troverete il video di oggi con la poesia che prima ha detto e troveremo anche altre poesie che via via, se verrai ospite, avremo piacere a caricare. L'ultima piacere chicca, mio. Quella del caffè poco fa, mi hai detto una cosa brevissima, mentre, che era molto simpatica sul caffè. Sì, mentre il nostro amico pigliava il caffè, salutiamo il nostro anche Marco Russo. Io dicevo che un caffè è una cosa fina. Se tu pia prima mattina, se tu pia dopo mezzogiorno, ti fai sporriare pure un sonno. Se provi prima di truccare, un caffè ti fa pensare. Con una cuccia d'anice, o normale com'è, un caffè è sempre un caffè. Un caffè è sempre un caffè. Grazie, bene. Grazie Filippo Scalzi. Grazie a voi, grazie a Canale 16, grazie a Marco Renzi, che ormai ci conosciamo da un po' di tempo, quindi
Ringrazio anche il nostro amico Franco Russo. Sicuramente ti starà vedendo. Tornerai sicuramente, certo, quando piacere faremo per me il salotto del wedding insieme a Marco Renzi, faremo il salotto del wedding con altri professionisti di zona e sarà un piacere per te ospitarti nuovamente sul canale 16, il canale del matrimonio. Adesso passiamo la parola, ti ringrazio se passi e porgi il microfono al nostro maître Franco Russo, sempre qui dalla location Il Convivio di Era, per quelli che si sono appena collegati sul canale. Noi stiamo trasmettendo in questo momento e abbiamo qua il responsabile, il maître Franco Russo. Abbiamo parlato, abbiamo dato consigli utili, potete rivedere tutta la puntata sul sito internet Mi Sposo TV. Franco, fai un saluto ancora una volta a tutti gli sposini e invitiamoli a prendere in considerazione questa bellissima struttura che si trova qui a Capocolonna, a un passo dall'affascinante Mar Ionio che abbiamo qua noi. Allora, ancora grazie a tutti voi, a Marco Renzi, al Canale 16, ringrazio un po' tutti i telespettatori che ci stanno vedendo. Posso naturalmente, come dicevi te, andare sui siti e vedere un attimino questa struttura, merita vederla, poi ecco, è una struttura veramente affascinante. Parole, in due parole, se dovessi dire in due parole, i punti forza del Convivio di Era, i punti forza. In due parole. Beh, un po' la location, dove si trova, e poi un po' la passione che ci mettiamo noi tutti dietro le quinte. Passione immensa. Va bene, io ti ringrazio Franco. Adesso grazie a voi. Dobbiamo chiudere perché il tempo stringe, è stata una bellissima puntata. Un'ultima canzone per voi, per dare contenuto ancora artistico di sicuramente piacevole impatto al pubblico fantastico di Mi Sposo TV. Io richiamo la nostra showgirl Vanessa. Vanessa Parise, e rifaccio velocemente anche il nome dei miei collaboratori della band: Claudio Comito, il flauto traverso, Francesco Manfredi alla chitarra elettrica e Raffaele Garera alla fisarmonica. È stato un piacere. Ultimo pezzo per voi, I Can Take Eyes Off of You. You got the stupid too. Can't take my eyes off of you. You can lie even to touch. I wanna hold you so much. I'll all the holes I've been by. And I think it goes, I'm alive. You got to eat stupid too. Can't take my eyes off of you. Pardon the way life is dark. There's nothing hopes to come by. There are no to leave me to you. There are no words left to speak. But if you feel like you feel, now the rose and the ring. You got the east to be doomed. Can't take my eyes off of you.
Fate ciao ragazzi!